Ciao! Oggi vi parlo di una decisione che ho preso con molta difficoltà. Perché con molta difficoltà? Molto semplice. Ho deciso di vendere il mezzo che, secondo me, è stato il progetto migliore di tutti quelli che sono stati fatti fino ad ora. Perché ho deciso di farlo? Ti sei rincoglionito? Che cazzo stai per fare? No, ragazzi, non mi sono assolutamente... Ma ho dovuto fare un paio di conti con la realtà. Primo dei problemi è che non ho spazio per mantenere i mezzi che vorrei. Il runner è uno di quei mezzi che non avrei mai voluto vendere. Ma purtroppo la cosa che mi ha deluso davvero tanto, e quello che sto per dirvi è una cosa molto oggettiva, è la potenza. Purtroppo non arrivavo da un cinquantino che va a 20 all'ora, e quindi ho sentito molto la mancanza di potenza. Fino a 2 anni fa giravo in DRZ e ogni tanto MT07, quindi capite bene, fare un salto indietro di parecchi cavalli è molto limitante, nel senso non ci provo tantissimo gusto a guidarlo. Esteticamente non ho proprio nulla da dire, perché veramente è bellissimo. La ciclistica è stata migliorata notevolmente, l'impianto frenante è veramente molto molto buono, però non mi è scoccata la scintilla che magari mi è scoccata con il DRZ ormai ben 7 anni fa. E fra l'altro ringrazio Dio di non aver venduto quella moto, mi piace davvero tanto. Il runner però è stato un grande mezzo, perché mi ha permesso di apprendere molto su questo scooter, tipo che smontarlo è una vera madre. Mi ha fatto conoscere grandi personaggi che vedevo sempre solamente da uno schermo. Sono riuscito a sentire i loro pareri su quello che pensavano del mezzo. Bello da matti, bravo. Che bel merdone. E ha permesso di migliorare la meticolosità dei lavori, perché io vi dico la verità, è stato fatto un lavoro davvero al millimetro. Se vi siete persi tutta la serie, andatevela a vedere, perché quando l'ho preso era veramente uno schifo. Ora no. Poi, se dobbiamo essere sinceri con noi stessi, ragazzi, questo è il momento migliore per vendere, perché ho visto che su Subito, o comunque in giro, gli annunci di Runner 200 VXR, per quanto possiate odiarlo perché è un quattro tempi, sono davvero pochi. E i prezzi, secondo me, sono molto alti per le condizioni in cui si trovano i runner in circolazione. Non sono davvero perfetti. Volevo comprarmi una moto per poter fare dei benedetti viaggi, anche se è da 100 anni che lo dico, ma non riesco ancora a trovare quello che voglio davvero. Ho in mente già il sostituto del runner, perché i progetti che vorrei fare sono molti, ma lo spazio è limitato. Il ricavato del runner verrà reinvestito nel nuovo progetto, e l'unico spoiler che posso darvi è che sarà due tempi, e non è un mezzo scontato come pensate. Lo sto cercando già da 2 anni, non l'ho ancora trovato, oppure tutte le volte che l'ho trovato è stato venduto in 2 giorni. Mentre ora siamo a maggio, quindi la stagione è praticamente alle porte, e io vorrei davvero tanto mettere a posto il mio DRZ. Sono stato molto combattuto su questa scelta, perché la moto ha attualmente 85.000 km. Però io ce l'ho da ormai 7 anni e ci ho fatto 10.000 km. Non tantissimi. Non mi ha dato mai dei veri problemi, però vorrei rifarla completamente, tirare giù tutto quanto, il motore. E non lo farò io, perché quando ho preso il DRZ l'idea era quella di fare dei lavori per imparare, perché mi sarebbe piaciuto un sacco imparare più cose possibili riguardo la meccanica sulle moto. Beh, ora quella moto ha assunto un discreto valore. Io non l'ho pagata nemmeno un quarto di quanto vale ora. E quindi il motore lo aprirà un meccanico. Mi dirà tutto quello che secondo lui effettivamente c'è da fare. Perché nel nostro primo incontro mi è stato detto che forse non sarebbe neanche stata necessaria l'apertura della parte sottostante, ovvero l'albero e tutto quello che riguarda quel corpo là. Perché la moto è sempre stata trattata davvero qui qua. La manutenzione è sempre stata fatta perfettamente. 50.000 km fa è stato cambiato il pistone. Quindi in teoria quello che dovremmo fare a livello di motore sarà la lucidatura delle 6 di valvole, il cambio del pistone, della distribuzione, e poi insomma vediamo come è messo il cilindro e speriamo bene. Anche perché il prezzo è leggermente diverso se si vuole aprirlo completamente, solo la parte alta. Poi per quanto riguarda l'impianto frenante, ho già in mente cosa vorrei fare. Vorrei aumentare l'anteriore a 320 mm, attualmente ha un 310 a margherita, solo che il disco è veramente vecchio. Quando ho preso la moto in teoria avevo già pensato di cambiarlo, ma poi non l'ho mai fatto. Questo progetto è una cosa che mi porto avanti ormai da 7 anni, perché il DRZ non l'ho mai fatto davvero come volevo io. Ho già trovato la pompa radiale per la moto, perché anche questa è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto avere. E vi svelo un segreto: su un mio mezzo non ho mai avuto una pompa radiale. Quella col serbatoio esterno, per intenderci, fa molto di estetica. Ho visto le plastiche da comprare in kit, che costano davvero poco, e questa è stata un'altra cosa che mi ha fatto pensare: sì, Sam, devi rimettere a posto quel cazzo di DRZ. Presto vi farò vedere la seconda parte del
del video dove vi dicevo che il meccanico mi aveva chiavato. In quel video vi narro la caduta del mio scooter da fermo. Si è fatto un leggerissimo graffio. Quel leggerissimo graffio mi è costato 150 euro, il doppio di quanto mi costerebbero tutte quante le plastiche del DRZ. Ora io vi dico la verità, il runner nei video non rende tanto come nella realtà. Esteticamente è venuto davvero molto bello, e quindi a me secca un sacco quando si rovina anche di un millimetro. Non mi piace lasciarlo da solo in città, la gente è un po' rimbambita. Il DRZ invece, anche se lo buttassi per terra, non succederebbe assolutamente nulla. Questa è una gran cosa. Quando ho conosciuto Harry Fabri all'EICMA, ciao Harry, mi ha detto che il DRZ è stata una di quelle moto che si è pentito di vendere. Anch'io mi sarei pentito se l'avessi venduta. Poi tutte quante le viti e tutto, volevo tirarlo giù, rilucidarlo ad hoc. Proprio le viti devono sembrare come appena uscite di fabbrica. E dopo aver fatto tutto questo lavoretto, che documenterò passo a passo, vorrei andarmi a fare un bel viaggetto. Ovviamente non chilometrico, perché comunque il DRZ è la moto più scomoda del mondo per viaggiare, ma mai come runner Trieste-Torino. E con la fine della stagione rismontare tutto quanto, rimetterlo completamente originale. Per questo dovrò recuperare alcuni pezzi, tipo i radiatori, perché uno dei due l'ho riparato con il tappabuchi e non mi sembra una cosa molto... No. Mentre l'altro purtroppo si è spaccato e proprio gocciolava fuori tutto il liquido refrigerante. Quindi i radiatori non sono originali, i tubi dei radiatori non sono originali, attualmente neanche l'impianto frenante è originale. Quindi c'è un bel po' di roba da tirare giù. Carico, vabbè, c'è da fare. Parlo come moto d'epoca, perché se non sbaglio si può fare, ora ha i suoi anni. Dovrò cambiare le gomme, e le gomme che voglio mettere sono le Conti Attack. Poi l'illuminazione mi rende un po' dubbioso, perché non so se tenere il faro originale con il quadratino full LED che vendono tipo su AliExpress, e secondo me è una gran figata, oppure cambiare completamente la maschera con che ne so, qualcosa sempre da là, AliExpress col faro LED, non so se avete presente. Credo che comunque con tutte le plastiche nuove cambierà molto l'aspetto del mezzo. A me attrista un po' il fatto che fra un po' non avrò più il runner, ovvero quando il motore della moto sarà rifatta il runner verrà messo in vendita, perché non lo utilizzerò praticamente più. Vi piace l'idea? Non della vendita del runner, ma di rifare il DRZ. Ah sì, per tutti quelli che negli anni mi hanno chiesto com'è il DRZ e io non gli ho mai risposto, beh, se a 85.000 km ho deciso di rifarlo, credo sia una gran moto. Ma ne parleremo un altro giorno. Ma vi immaginate il DRZ nuovo di stecca?